Anche in Abruzzo, lavoratori dell'Agenzia delle Entrate oggi in sciopero per il mancato pagamento del salario di produttività per gli anni 2016 e 2017 e per la carenza di organico. I sindacati CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, UNSA, FLP questa mattina hanno manifestato con i lavoratori nel sit-in regionale che si è tenuto sotto la prefettura di Pescara, dove rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno avuto un incontro per elencare le problematiche relative ai lavoratori. In Abruzzo sono 1.200 i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate. Non si esclude una grande manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma se dal governo e dal MEF non dovessero arrivare risposte e garanzie. Vincenzo Tragnello, CISL Funzione Pubblica. Le problematiche sono complessive. Riguardano innanzitutto i dipendenti che da ben 3 anni non percepiscono il salario accessorio. Nonostante le incombenze delle agenzie delle entrate continuano ad aumentare, purtroppo gli ultimi direttori generali delle agenzie delle entrate che si sono alternati sono venuti meno a un confronto col sindacato. E d'altra parte il salario accessorio dei dipendenti dell'agenzia delle entrate non è poca cosa, perché pesa circa il 20-30% sul salario complessivo. Tale salario non è stato erogato nonostante proseguono i sindacati il raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione fiscale. Non solo però c'è questo aspetto da sottolineare, alla gravità che già esisteva per la mancanza da parte delle finanziarie della possibilità di assumere, oggi si aggiunge l'esodo che ci sarà con la quota 100 da parte dei dipendenti. Probabilmente nell'arco di un paio d'anni noi avremo circa il 20% del personale che andrà in pensione o con la Fornero o con la quota 100. Certamente i ritmi che oggi i colleghi sono costretti ad affrontare, soprattutto nei front office, sono diventati insostenibili. I lavoratori si scusano con la cittadinanza per eventuali disagi e ribadiscono come non siano solo controllori ma anche erogatori di servizi importanti.